Non so cosa sia successo. Quando ero piccolo, l'amavo. Cioè, l'amo. Posso parlarle, guardarla. E posso starle accanto. Ma non posso essere suo figlio. Potrei essere figlio di chiunque, ma non suo. Tutta quanta la bocca sporca di formaggio. Dall'altra parte. Ho pulito tutti e due i lati. Va bene, ora è a posto. C'è ancora un pochino di qua. Qua su. No, dall'altra parte. Sì, pulito. Te l'ho già detto che odio quando ti trucchi mentre guidi. È una cosa pericolosa. Sabato può dormire da noi, Antonello? Sì. È l'unica cosa Sì, lo che so posso già, non fare. ti va di cucinare. Vediamo se c'è qualcosa. Ehi, che cosa fai? Lasciami ascoltare il notiziario. Sta roba sta fracassando le No, palle. fracassa le tue. Io lo trovo molto acculturante. Ma se l'altro giorno hai Ci detto che sei eri su questa stufa, un po' di canzone? coerenza, dai. Ui Bears, non sei contento? La musica nella tua auto l'ascolterei a 18 anni. Nella mia ascolto quello che voglio io, basta. Ma se non stavi nemmeno ascoltando, non Stavo sai di che cosa ascoltando parla e che cosa invece. diceva? Se Che non ti cosa va bene, diceva? prendi l'autobus con tutti i ragazzi della tua età. Dipende da Basta. quello che penso, se lo richiede ti mettiamo. Che cazzo. Ma ascoltiamo adesso, il permesso da casa, abbiamo in linea anche due vicini. Buongiorno Lucy. Buongiorno a tutti. Ehi, che c'è? non si Cosa tratta di vuoi? complotti, ma di cose che Potremmo parlare, no? Non sono il tuo autista. Non vorrei disturbarti mentre ti inebri con il tuo Ah, programma. certo. Ma senti, lo inebri. Sei il ritratto sputato di tuo padre. Sempre con il vostro linguaggio ricercato, ma parlate come tutti i cristiani. Pensate di essere meglio degli altri. Ma piantala, datti una calmata! Vedi che gente. Va bene, abbiamo Sì. capito. Grazie Ha mille, ragione. signorina Lucy. Era rosso. No, Era rosso. era quasi giallo. Era No, rosso! non del Rosso, tutto. rosso, rosso, rosso! Guidi di merda, togli le mani dal volante e mi fai Te ascoltare l'ho detto, se cazzate, non sei passi. contento, scendi e prendi l'autobus. Oh. Fai un sondaggio e vediamo se i tuoi amici Oh. vengono scarrozzati dai genitori per andare a Ancora con scuola. queste stronzate di fare sondaggi, ma la vuoi piantare? Il 50% viene accompagnato a Non ci scuola! Il credo, figurati, non sono 50%! stupida. Avanti, scendi. Sono in ritardo. Ma sono ancora distante. Non ho tempo di scarrozzarti per la città. Non arriverò in tempo per la prima ora. Io sono in ritardo. Io sono in ritardo. Non capisci? Parlo arabo? Che bello accompagnarti al mattino. Buona giornata. Hai già deciso come lo vuoi intitolare, Hubert? L'ho scritto sul quaderno. Può guardare se vuole lì.
Complimenti, campione. Sono sicuro che avrai un sacco di medaglie d'oro. In questo sondaggio troverete il salario annuale, le condizioni di lavoro e i vantaggi previdenziali. Nella seconda parte, invece, intervisterete i vostri genitori. Chiaro? Comunque è tutto scritto. Bene, adesso formate dei gruppi. Lo facciamo insieme? Sì. Come facciamo? Mi scusi? Sì? Posso intervistare mia zia? No, no, Uber, no. Dobbiamo capire con questo sondaggio che cosa fa la maggior parte dei genitori. Non puoi chiedere ai tuoi genitori? Mio padre non lo vedo mai. Mm-hmm. E mia mamma invece è morta. Oh, beh, sì. Sì, certo, puoi intervistare tua zia. Va bene. Mi dispiace. Ah, fa niente. Non ero al corrente. Sai, quando fissi la luce e poi chiudi gli occhi ed è tutto buio, poi compaiono tante macchie verdi fluorescenti. È strano, ti senti come se potessi controllarle. E sembra che... Lascia! Ah. Hola! Già finito? Eh sì, ho formato una nuova recluta. Non ci è voluto tanto tempo. Buongiorno, Uber. Buongiorno. Ceni con noi? No, non posso. Ehi! Salve, nuova recluta. Avanti, resta. Ordiniamo del sushi. You like the sushi? No, credo che sia meglio che io rientri a casa. Peccato, sarà per un'altra volta. E avete già fatto i compiti? Avete lavorato o no? Sì, sì, fatto tutto. Ci abbiamo dato dentro. Come è andata oggi? Ti sto parlando? Normale. Non chiedi a me com'è andata? No. Perché? Beh... Se fosse successo qualcosa, l'avresti già detto. Sicuramente. Beh, lo farei anche io, ovvio. Ma dato che è stato solo un altro insipido giorno sprecato in una classe piena di idioti che scopano come ricci e che non sanno coniugare nemmeno il verbo essere, non vale la pena parlarne. Credimi, non è interessante. Pensi che loro si rivolgano così alle loro madri? Pensi che le altre madri allevino i loro figli come hai fatto tu? Guarda che questo non è un hotel. E io non sono la cuoca, quella che ti dà i soldi o l'autista che ti porta dove e quando vuoi. Non parliamo più, come una volta. Una volta? Eh già. Non c'era altra gente e io avevo 4 anni. È buona la bistecca. Saporita. Tanto meglio. Almeno non mi rompo il culo per niente. Dovrei assumere una cameriera, così... Sì, prendi la brava. Che c'è? L'hai detto 1 milione di volte. Non ricordi nemmeno quello che dici. No. Per me è l'Alzheimer. Sì. Comunque, Antonin verrà da noi sabato, prima di cena. Mangiamo qui insieme, ma preparerò io dei toast. Va bene? Non molto.
ti costava così tanto chiedermelo prima? Guarda che te l'ho chiesto stamattina in macchina. Non puoi, ci hai invitato a cena, Denise. Stai scherzando? Te l'ho chiesto stamattina, questa mattina, e tu hai detto di sì, per di più. Vedi, ho ragione, tu sei completamente fuori di testa. Non ci provare, Hubert Minel, basta con le stronzate. Mi metti in bocca cose che non ho detto. Io, allora, andrò io ad Antonin, risolviamo il problema. Non se ne parla nemmeno. Denise sa che saresti venuto, ti vuole bene. Vuole che ci sia anche tu, Uber. Ha già comprato uno stinco da 40 euro, andremo da lei. Questo non si discute. Non me ne frega un cazzo, avevo impegni per sabato. Ho una vita e vedrò Antonin, è quello che voglio fare. Di Denise e dei suoi stinchi non mi importa. Dai, fallo, così dirai addio alla tua paghetta settimanale. Prova. Ora siamo ai ricatti, ma bene. La nonna sarebbe orgogliosa di come gestisci la sua eredità. Sono responsabile dell'eredità fino ai tuoi 18 anni. Se non ti va bene, vattene da tuo padre. Sono stata chiara? Sono stata chiara! Odiami allora? Odiami, Hubert, odia chi ti contraddice, quelli che hanno ragione, odiami, odia tutti, non è grave. Anch'io ho odiato tante persone, sono morta? Non ancora. Non cantare quando sei in difficoltà, ok? Lo fai sempre, tu fai così. Non sono in difficoltà, non c'è più niente da dire, basta. D'accordo. Di a Denise che sono occupato e che non posso venire. Dille che mi scuso, ma che non posso. Va bene? Oh, sarà dispiaciuta, ma credo che questo sia l'ultimo dei tuoi problemi. Pare che i problemi degli altri non ti interessino affatto e nemmeno i loro sentimenti. Se cerco di immaginare la madre peggiore del mondo, non sarà mai peggiore di te. Una bella serata. Lei non mi voleva avere. Mi tratta come se fossi un peso. Non era cosa per lei. Si è sposata e ha avuto un figlio perché era quello che volevano da lei. Ma è quello che si aspettano da una donna. Perlomeno tutti pensano questo. Per gli stipendi saranno variabili tra i 35 e i 40.000. Io vi parlerò dei vantaggi sociali. I vantaggi sociali sono veramente insensati, perché sono... Tu! Ti devo parlare dopo la lezione. Ma per l'amor di Dio, vi sembra morta! Ragazzi, ragazzi, silenzio per favore. Tutti zitti, d'accordo? Tornate a posto, ragazzi. Andate, per favore. Ragazzi, per favore. Parlare! Come?
mio dovere assicurarmi che tu stia bene. Sali, per favore. Guarda, ho delle caramelle. Perché mi hai mentito? Era inevitabile che lo scoprissi, non trovi? Non ho lezione ora, andiamo a mangiare qualcosa, ti va? Ma non è illegale per un insegnante e uno studente uscire insieme? Non più di quanto lo sia uccidere una madre. Hai ragione, non dovrei vederti fuori da scuola, ma gli altri prof lo fanno, quindi... Venivo sempre qui con gli amici, alla tua età. Sì, lo so. Il locale è orribile, ma... Comunque è speciale. Ha cibi grassi, caffè tremendo, sedili troppo rossi, ma è che... Avete deciso? Lo Smoked Meat Royale per me. E lo stesso anche per me, con la maionese e le patatine. E da bere invece? Dell'acqua. Avrei dovuto capirlo che era stupido dirle che mia madre era morta. Sono stato un coglione a farlo, mi dispiace. Io non ho mai sopportato mio padre. Ancora adesso è così. Si pensa che con gli anni i genitori uno impari ad amarli e che tutto si sistemi. Ma sono 10 anni che non ci parliamo. È così con mia madre. Noi non siamo compatibili. Siamo completamente diversi. Grazie. Grazie. La madre di un figlio non sarà mai sua amica. Cocteau. Onora il padre e la madre. Dio. Tu sei cattolico? Beh, io credo che ci sia qualcosa, o almeno qualcuno. Ma non so se sia Dio o Buddha o se sia... non lo so. Però so che ha scelto per me la madre sbagliata. Lei come mai insegna? Io non ne ho idea. Dovremmo tutti poterci uccidere. Nella nostra mente. Per poter rinascere. Poter parlare, poter guardarci. Stare insieme. Come se non ci si fosse mai incontrati prima. Se mia madre e io fossimo estranei, forse andremo d'accordo. Non dirglielo. Non dirglielo, sarà lì a momenti. Ma no.
Lo sapevo, è pazzo. Perché te l'avevo detto? Oh, cielo. Ciao, mamma. Ciao, Ber. Posso parlarti un secondo? Dai, non ci vorrà molto. Cosa? No, lo sto guardando. Tanto lo stai registrando. Lo stai registrando, andiamo. Devo parlarti. Sì. Ho trovato una soluzione perfetta. Dimmi. Per noi due, per andare d'accordo. Mi ascolti? Sì. Dovrei cercare un appartamento mio. Davvero? Sì, certo. Tornando ho visto un annuncio, potrei andarlo a vedere. Sembra bello da fuori, in un buon quartiere, pulito e tranquillo. E sarei vicino alla metro, vicino alla scuola, ai miei amici. Quindi non dovresti più accompagnarmi tu. Robert, non hai mai fatto nemmeno una volta il bucato. Come farai a vivere da sola? Beh, è ovvio, qui pensi sempre a tutto tu. Davvero? Sì, è questo il motivo. Lì non avrei alternativa e poi non voglio vivere in un porcile. Dovrei pulire per forza la mia merda, quindi dovrò responsabilizzarmi. E funzionerà, lo so. Useresti i soldi della nonna? Sì, esatto. È esattamente, esattamente quello che pensavo. Vedi, la pensiamo allo stesso modo. Sì. Sì, una buona idea. Grazie, mamma. Sono così felice. Sei felice. Ti amo. Bene. Sei grande. Sì, davvero? Certo. Posso andarla a vedere? Okay. Che bella notizia. Ti amo, mia piccola dolce mammina. Che sceneggiata. L'avevo affittato un gruppo di maiali incivili. Era così maledettamente sporco che ho dovuto ridipingerlo. Eccoci, ragazzo mio, qui abbiamo la toilette. C'è il water, la vasca, la doccia, il lavabo, l'armadietto per le medicine. È pulito, no? E qui c'è il posto per la spazzatura. Ok. Qui c'è la camera, lì in fondo c'è un armadio decisamente grande. Ci sta un sacco di roba. Corridoio. E voilà la cucina. Ultima stazione. Se vi interessa ci metterò il frigo, i fornelli e tutto ciò che serve in cucina. Ok. Fantastico, sembra perfetto per me. Davvero? Sì, è veramente è bello. Sì, mi sa che la contatterò presto. Come vuoi. Ottimo. Io ci sono. Ok. Grazie. C'è solo una condizione, ragazzi, io non voglio problemi, d'accordo? Perché i vicini amano la pace e il silenzio. È chiaro? Sì, sì. Perfetto. Grazie. Bravi. Ora devo scappare, ho del lavoro che mi aspetta. Andiamo? Mamma, ti devo parlare. Spostati, che non riesco a vedere. È questione di un minuto. Sì, ma non possiamo farlo durante la pubblicità. Mamma, tra poco comincia. Ho visitato l'appartamento. Quale appartamento? Ne abbiamo parlato ieri. Ah. Mamma, è perfetto per me. Non ci credo. La camera è grande, il bagno è pulitissimo, riscaldamento ed elettricità sono compresi. Robert. Ci ho pensato tutto il giorno. È una pazzia avere un appartamento a 16 anni. Quando ne avrai 18, sì. Come, scusa? Ne abbiamo parlato ieri e mi hai detto che era una buona idea. Mi prendi in giro? Te ne ho parlato ieri! Robert Minelli, ma chi ha un appartamento a 16 anni? Non ha senso! Questa è buona, tu sogni. Ah, mi fai vomitare! Tu mi fai vomitare! Mi hai illuso che ti andasse bene! Dai. Cosa fai? Ma non puoi fare così! No. Arrivano le formiche! Le formiche! Hubert! Il culo, tu hai le formiche! Hubert, porta subito qui il tuo culo e pulisci immediatamente questo casino! Forza! Vaffanculo!
Se lo dico è perché lo penso. In fondo è vero che l'amo, ma non è l'amore di un figlio. È strano, perché se qualcuno le facesse del male, io sicuramente lo vorrei uccidere. Io lo ucciderei subito. Ma allo stesso tempo mi vengono in mente un centinaio di persone che amo di più di mia madre. Che cosa ti ha fatto di male? Che odorino c'è qui? Arrivo dall'incontro con gli insegnanti e ne ho approfittato per vedere le vostre opere. Di un po', non pensavo dipingessi. Sono interessanti i tuoi lavori. Sul serio, mi avete impressionato entrambi. Allora perché non decorate voi due il mio ufficio? Potreste lanciare il colore sul muro di... come si chiamano? Splash? Di splatter? Dai, lo sapete, aiutatemi. Gli esseri umani dripping. Lo chiamano dripping, mamma. Ecco, quello, dripping. Inoltre vi do carta bianca. Fate con calma. È un'agenzia pubblicitaria, non l'ufficio della posta. Mi farebbe piacere. Ma è fantastico! Tu vedi di fare come lui o ti butto fuori di casa. Dammi una mano ad apparecchiare. Oh, no, no, sto troppo bene. Mi metto comodo. Nirvana. Andiamo, pigro di un fannullone. No, ma sei fuori? No, 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 smettila! Guarda che ho comprata. Di sicuro lo troverai orrendo. Ah, sì. Delizioso. Non lo trovo orrendo. Fa molto savana, una specie di safari. Mi piacciono i complimenti animalier. Dà un tocco di caldo all'ambiente. E poi richiama quel quadro là dietro. Trova stia bene. Sì, riprende il colore del mantello. Delle tigri. Per questo l'ho comprato. Elegante. Ti amo anch'io, tesoro. Te lo sto dicendo perché così non lo dimentichi. Queste uova sono fantastiche. Ti piacciono? No, sono deliziose.
Ci hai aggiunto anche del coriandolo. Sì. Ti piace? Mi fa impazzire. L'hai fatto per me. Buono. Ha un sapore asiatico, indiano. Lo metto anche nel couscous? Marocchino. Magrebino. Insomma, dà un tocco internazionale. Com'è andata al lavoro? Bene. Sì? Un po' incasinata, ma bene. Abbastanza. Cos'è sto rumore? Tu non lo senti? È la lavatrice. Stamattina ho fatto il bucato. Sul serio? Già. Oh, lavi anche i piatti. Che ti hanno fatto? Il lavaggio del cervello, forse? Oh, 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 è arrivata Denise. Ciao. Oh, signore, sta lavando i piatti. Che è successo? Che cosa gli hai dato da mangiare? Perché ne voglio un po' anch'io per il mio. Oh, tuo marito o tuo figlio? Oh, tutti e due. Mi fai morire, Denise. Beh, noi andiamo a farci una lampada, però torniamo per cena. Mangi con noi? Beh, vuoi cenare con noi? Sì. Preparo la pasta col pesto. Cucino io. E quando tornate mangiamo noi tre insieme. Beh, grazie. Va bene. Vado e torno in 5 minuti, ok? Ma Denise? Calma, non mi muovo da qui. Intanto faccio 4 chiacchiere con tuo figlio. Tesoro, devi venire a vedere l'ibiscus in camera mia. È bellissimo. Ha un enorme fiore rosa salmone. Oh, ma dai, vengo. Il mio bellissimo. Non è ancora fiorito. Andiamo, salmone. Ho bisogno di prendere un po' di colorito. Sono bianca come un cadavere. Ah, neanche tanto. Si vende, non approva che ci facciamo le lampade. Continua a mostrarmi articoli sul cancro. Ma se non è nemmeno vero sole. Hai ragione, glielo dirò. Salve! Ci siamo viste all'incontro coi genitori. Helene Rimbaud, la mamma di Antonella. Sì, certamente, mi scusi. Tutto ok? Sì. Aspetto mia madre. Ha una certa età, le piace prendere il sole. A me no, invece. Ehi! I nostri ragazzi fanno 2 mesi questa settimana. 2 mesi? Sì! 2 mesi di cosa? Che stanno insieme. Chantal Lemming? Chantal Lemming? Cabina 13, tocca a lei. Al mio compleanno sì, smetto. Anch'io. Possiamo farcela. Sì, signore. Anche perché costa davvero troppo. Ah, sicuro, costano una fortuna. Ecco perché Hubert era così strano stamattina. Tu pensi? Ma sì. La colazione, il bucato, il pesto. Preparava il terreno, è ovvio. Povero tesoro.
Era ossessionata da Leonardo DiCaprio quando uscì Titanic. Gli scrisse una bella lettera inglese, carina. Una volta mi diceva tutto. Se, mentre ora non posso aprire bocca che si litiga, mi corregge su ogni cosa che dico. È come se tutto fosse stato cancellato. Non so. Le cose di una volta non ci sono più. I nostri ricordi, i viaggi. È come se tutto fosse sparito. Da non credere. Non deve essere affatto facile essere un omosessuale. Non è cosa da poco. Hubert, io adesso vado al supermercato a fare la spesa. Vieni, ti lascio il video noleggio e poi torno a prenderti, ti va? Eh? Che ne dici? Sì, ok. Ti voglio bene, tesoro. Anche io. Sbrigati prima che chiuda, però. Sì, arrivo. Veloce. Arrivo. Maledizione. Ma quanto ci metti? Ho aspettato abbastanza, ragazzino. 2 minuti e poi me ne vado. Mi sono proprio rotta. Il prossimo. Grazie. Salve, un numero di telefono? 450-555-6352. Hai preso 2 film normali e un Blu-ray, giusto? Blu cosa? Abbiamo un'offerta. 3 nuove uscite per 3 giorni. Però non vale con i Blu-ray. Lo vuoi cambiare? Questa è l'ultima volta. Io mi giro i pollici mentre il principino si sceglie i film. Non capisci niente. Beh, certo, è ovvio, perché io sono un idiota, vero? Perché te ne vai se poi torni indietro? Per farmi incazzare? Perché non fai un sondaggio? Ancora sto sondaggio. Avanti, sono proprio curiosa. Voglio sapere se le madri dei tuoi amici li accompagnano al video noleggio. La prossima volta prendi la tua bici. Sono stanca di essere a tua disposizione. A mia disposizione? Sei tu che mi hai chiesto di accompagnarti, è stata una tua idea! Non immaginavo che ci avresti messo 2 ore per scegliere un film. Sei solamente un egoista come sempre. Che stupido! Certo, avrei dovuto calpestare le persone in fila perché la mia mammina aspettava in macchina. Hai iniziato a fare la pazza in preda ad una crisi urlando a squarciagola! Addirittura a squarciagola? Sì, squarciagola! Tu invece adesso non stai urlando a squarciagola! Penso che sia arrivato il momento di andare a vivere con tuo padre. Mi hai stancata. Sono stufa. Sono stufa. Ho capito da tantissimo tempo che hai l'Alzheimer, ma non sapevo che fossi anche cieca. Questa poi. Sì, sei cieca.
Le noti le cose? Stamattina sei solo capace di criticare tutto quello che faccio. Di cosa? La lavatrice, le stoviglie, tutto. Le ho provate proprio tutte per farti piacere. Mi sono ingegnato, lo sai? Bravo, 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 Hubert. Mio Dio, sei fantastico. Ehi, fa la lavatrice, fa da mangiare, pulisce la merda una volta all'anno. Vuoi una medaglia perché hai fatto per una volta quello che ogni ragazzo della tua età fa? Smettila di paragonarmi ai ragazzi della mia età! Smettila, non dirlo più! Io non sono come loro, niente sì. affatto. E tu non sei come le loro madri, siamo unici. Certo, hai ragione, tu hai sempre ragione. Sì che ho ragione, sì ho ragione. Ti odio. Non ti posso sopportare. Sei non ti tu sopporto. Che non sai stare con le persone, né con me né con nessun altro. Voglio andarmene di qua, sono stanco, lo vedi? Voglio scappare, voglio andare su un'isola in mezzo al mare per non doverti più sopportare e capiresti perché tu sei così, sei assillante, sei sola, sei incapace perfino di affrontare le difficoltà, non sei mai contenta. Se solo sapessi ascoltare anziché parlare sopra le persone sarebbe più semplice, non ti va mai bene niente. Vedi che ho ragione io, non mi fai mai parlare. Ascoltami per una volta, taci e ascolta. Non si può dialogare, sarebbe meglio. Non ti chiedi perché sei single da 10 anni, eh? Perché sei proprio come tua madre, sei una fottuta pazza. Cosa fai? Stai fermo. Apri. Apri lo sportello. Devi togliere la sicura. Apri la porta, che qui la sicura che non la si apre, è chiusa. Serve una mano. Ora perché ridi? Come puoi ridere in una situazione così? Me. Forza, scendi. Cosa fai? Sei impazzito? Cosa fai? Mi schiacci, smettila, mi fai male. Ok, torna al tuo posto, culone. Aia, così mi fai ridere. Oh, la, la, la. Non toccarmi! Non toccarmi! Scusami tanto, mi dispiace. Ma tieni, tieni. Non toccarmi, cazzo! Allora? Hai dimenticato le chiavi? Aiutami a scaricare la spesa, Hubert. Hubert, vieni ad aiutarmi con la spesa. Perfetto, mio caro. Fai come ti pare. Hubert, chiama tua madre e dille dove sei. Perché tu non puoi piombare a casa mia così. Non posso ospitare ogni studente che tenta la fuga. Perderei il lavoro. Non è proprio una fuga, è solo una pausa.
Lo so, l'arredamento è vecchio. Abito nel vecchio appartamento di mia nonna. Pronto? Ti sembra intelligente andare via? Dici quando tu sei andata via dalla videoteca o quando sei andata via di casa? Non usare quel tono. Dove sei? D'Antonin. Io non tornerò nemmeno domani. Davvero? Pensi di piazzarti a casa del tuo amico? Almeno qui qualcuno mi ama e anche io amo loro. E quando pensi di tornare dal tuo purgatorio? Cos'è? Pensi che vivere con te sia il paradiso? È così? Non lo so quando tornerò. Ma nel frattempo puoi cominciare a cercare nel mio comodino, nel terzo cassetto. Tra i disegni, se guardi bene, troverai una vecchia edizione de La filosofia nel boudoir. Fidati, il tempo volerà. Non puoi parlare così a tua madre, Hubert. Capisco che sia difficile viverci insieme, ma... Quando ero piccolo, mia madre e io eravamo amici. Le colleghe di lavoro non facevano altro che ripeterle che io ero viziato e che loro mi avrebbero sculacciato già da tempo. Quel genere di pettegole che diceva «Sei speciale!» Oh, che nervi. Quando si dice «è speciale» è solo perché non si ha la capacità di capire la differenza. O di apprezzarla, o di avere il coraggio di ammetterlo. Mia madre dice sovente che io sono speciale. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Hubert, se qualcuno scoprisse che hai dormito qui, potrei passare grossi guai. Lo so. Ok? Capisco. Va bene. Perché non posso essere come gli altri? E gli altri ragazzi trovano le loro madri pallose, ma le amano. Io penso di non essere fatto per avere una madre. Forse lei a non essere fatta per avere dei figli. Pagina 131, lettera 26. Tourvel rifiuta l'amore di Valmont. Che puttana! Ma in fondo Tourvel è... Yuhu! Sei fra le nuvole, Visconte? Che ho... Pronto? Sì, e tu? Come stai? Niente. Ora sto studiando con un mio amico. Chi è? Oggi pomeriggio? Ok. Ok. Arrivo, sì. Ok, a dopo. Ciao. Chi era? Mio padre. Cosa voleva?
E lui vorrebbe noleggiare qualche film, guardarli in sala e mangiare spaghetti, come quando ero piccolo. Non parli mai di lui. Lascia. Beh, a 7 anni hanno divorziato. Mia madre dice che lui aveva paura di non essere un buon genitore. E quindi è andato via. Non lontano, ma è andato via. E da allora lo vedo poco, durante le feste, a Natale, a Pasqua. Manda solo delle cartoline e dei soldi. Non sa cosa si perde. Buongiorno, Uber. Buongiorno. Sono contento del tuo invito. Entra. Perché a casa con mamma è un vero inferno. Quindi è da un po' che vivo a casa da un amico e... Cazzo. Tu resti qui. Avevi detto film e spaghetti, mi hai mentito. Lo faremo, Uber, ma dopo aver parlato. Grazie. L'ambiente è perfetto, sarà uno spasso. Qualcosa da bere? No. Buongiorno, Uber. Dunque? Dunque, tua madre ed io abbiamo preso una decisione importante, Uber. I tuoi voti sono disastrosi e il tuo 10 in francese non cambia le cose. Beh, siamo solamente a ottobre. Mi impegnerò un po' di più. Uber. Tra una settimana tu andrai in collegio. Scusa? A Kotiko, vicino a Magog. Abbiamo trovato un ottimo posto. È in mezzo alla natura. Sul sito internet puoi vedere tutte le foto. Il panorama rurale ti sarà fonte di ispirazione. Ti piacerà tanto, Uber. No, non mi piacerà per niente. Scusate, ma perché cambiare il quarto anno? Nessuno cambia scuola al quarto anno, vi pare? Eh? E non voglio andare in un collegio. Non voglio. Se serve per avere il diploma, lo farai. Ad Augusta per Angusta. Alle cose eccelse attraverso le difficoltà. Vedrai, l'atmosfera è del tutto diversa. La disciplina più ferrea. Hai bisogno di essere inquadrato. Troverai... Mamma si è rotta di sopportarmi, è così? Uber, non è questo. Allora cos'è? Ehi, abbassa un po' il tono, eh? Riusciamo a parlare come adulti civili? No! E tu da dove spunti? Sono 4 mesi che noi non ci vediamo. Non ci parliamo. Non ci sei mai. Non hai mai tempo perché lavori sempre. Poi riappari all'improvviso e decidi di fare il padre premuroso. Ma bravo! E decidi di rovinarmi la vita. Sai che ti dico? Vaffanculo, sì, vaffanculo! Ehi, non ti permettere, Uber! Richard, calma. Io sono calmissimo. Io non voglio andare in campagna, ok? Non è il posto per me. Perché no, scusa? È tranquilla. Me ne fotto della tranquillità. Ci sono solo bigotti laggiù. Ho fatto il tè. Lo so che fa un po' psicopatica inglese, ma... Latte o zucchero? Latte, grazie. Non vuoi toglierti la giacca? No, la tengo. Uber, ho letto i testi che hai scritto al corso di francese. I racconti, le poesie. Ho letto anche il romanzo breve. So... che avrei dovuto parlartene prima, ma non sono riuscita a resistere.
ti ho iscritto al concorso annuale autore di domani. Doveva essere un insegnante a farlo, ma dato che quello di francese non interessava, allora... Che cosa c'è? Non avrei dovuto? No, non è questo. Allora cosa c'è? I miei mi mandano in un collegio. Sono obbligato e l'hanno organizzato in fretta. Ecco perché avevi un'aria così abbattuta. Quando partirai? Stasera. Sono venuto per ringraziarla di tutto. Beh, ora devo andare a preparare le valigie e non vorrei tardare. Beh. Sì? Ad ogni modo, non cambia nulla per il concorso, che sia in una scuola o in un'altra. Ok? Bene. Buona fortuna al collegio. Ok. Verrò a trovarla nei weekend. Aspetta. Tieni. Pagina 218, ultima strofa. Grazie. Ora va. Che c'è? Sei triste? Non dovresti, i collegi sono pieni di checche. Per questo ti ho comprato una cintura di castità. Oh. Non proprio. Ma l'ho fatto per te. Così penserai a me e non mi tradirai col primo che passa. Questo sono io. Questo sei tu. E questa invece è la tua mammina. Tieni, ho trovato questa nella cassetta delle lettere per te. Bene, ci siamo. Sì, allora? Che c'è? Vado. Ah, signore. Che
Che fai? Ti accompagno fino lì. Che c'è di strano? Io ti voglio salutare. Prima mi chiudi in un collegio? Mi rovini la vita e pensi che ti saluti? Ehi! Un minuto prima dei 18 anni ti chiamerò e sarà l'ultima volta che mi sentirai. Odio le briciole sulla tua faccia quando ti strafoghi come una scrofa e ti succhi le dita. Odio il tuo fottuto Alzheimer. Odio i tuoi vecchi vestiti tutti colorati che mi fanno vomitare. Le tue espressioni da capra ignorante. Le farfalle sui muri, come mi manipoli. Il senso di colpa. Odio tutte queste cose. Cosa faresti se morissi oggi? Morirei domani. Ragazzi, il tempo è scaduto. Muovetevi e consegnate immediatamente. Subito toglierò punti. Scommetto che agli occhi della gente è peccato odiare la madre. Per me è un po' ipocrita. Secondo me l'hanno odiata anche loro. Magari per un secondo, forse per un anno. Può essere che non la odino più o se lo siano dimenticati. Me ne fotto. Ma l'hanno fatto. Che vuoi? Beh, essere amici. E anche la tua brioche, in realtà, se non la mangi. Piacere, Uber. Lo so. Sono Eric. Okay. Grazie. Prego.
una sera puoi vestirti come vuoi. No, no, grazie. Cancerogeno e giallognolo. Saporito e delizioso. Sentiamo, perché sei finito qui? Mia madre mi odia. E perché ti odierebbe? Beh, mi odia, tutto qua. È egoista e mi rovina la vita. E com'è la tua vita? Non lo so, la tua invece com'è? La mia? Beh, di sicuro non ho una madre che mi odia. Più che altro una madre non ce l'ho proprio. Ti metto a disagio? Un po'. Sicuro? Va bene, andiamo. Scusa. Domani usciamo. Vieni con noi? Va bene. Se ti sveglio, bambina. Che succede? Mamma. Hai avuto un incidente? Mamma. Che ore sono? Sono contenta di vederti. Dobbiamo parlare, parlare, parlare. Ho voglia di parlare. Ho voglia di parlare. Che cosa c'è? Sì, io. Ad ogni modo, ero sulla metro e ho realizzato che viaggiavamo così. E mi sono detto che dovevo mettere una dopo l'altra. Ogni piccolissima cosa che ho voglia di dirti e che non ti ho mai detto, perché sì, tu sai bene che sono uno che non parla molto, tu mi capisci? So benissimo, mamma, di non essere molto portato al dialogo, ma mi sono detto che se io riuscissi a dirti tutte queste piccole cose, tutte d'un fiato come sto facendo, ci vorrebbero cent'anni, porca puttana, tutto questo tempo, eh? Però quando ero nella metro lì, ti ho pensata così tanto.
Ti ho pensata con tutti quei graffiti e i colori ed era... Era sporco. Era bello, era così talmente bello. E più li guardavo, più mi dicevo... Dobbiamo parlare, dobbiamo assolutamente parlare. Perché per 17 anni mi hai detto, oh, non parliamo mai, non parliamo mai, un tempo si parlava, ma anch'io lo penso, anch'io sono d'accordo, anch'io, perché mi sono detto che se non l'avessi fatto in questo momento, se non lo facessi in questo momento, tutta quanta questa roba mi avrebbe perseguitato, e sai perché? Perché se non le diciamo, ci perseguitano nella tomba queste cose, e c'è una voce nella testa che dice che ci giudica, dice, perché? Ehi, questa cosa non si può fare, ok? Non l'hai detto! Dovevi dirglielo, perché non l'hai fatto, ok? Ok. Che c'è? Non è che... Hai preso delle droghe. Prendi della droga in collegio. Oh, sì, Dio. Ma non è grave. Ehi, non è grave. Non darci peso. L'importante... Ah? L'importante è che siamo insieme. Proprio ora. E si parli. È quello che conta. E tutto il resto va messo da parte. Ok. E che stiamo tutti. Perché sto bene, sto... Sto bene, stiamo bene. Ti amo, ti amo, tesoro, ma adesso vuoi dormire, no? Ascolta, lo vuoi un bicchiere di latte caldo che ti disintossica? Perché ridi? Perché sono contenta. No, sono contenta anche io, piccolo mio. Bevi un bicchiere di latte. Grazie per il passaggio. Mi ha fatto piacere, tesoro. Cos'è che vai a pitturare già? L'ufficio della mamma di Antonin. Faremo del dripping alla Jackson Pollock. Jason chi? Jackson Pollock. Ah. Mamma, noi abbiamo parlato molto stanotte. Sì. Voglio solo... Mi ero fatto uno speed. Si sa che lo speed ti fa parlare molto. Non ricordo che cosa ho detto. Però non vorrei che tu pensassi che... Buona giornata. Mamma. Thank you.
Ciao tesoro. Ehi, il dolce lo metto qua. Vedessi cosa ho comprato. Sono stata da Susie Coquette e ho preso una giacca. È bellissima. Solo $8, ma ne vale 40. Guarda quanto è bella. Tra l'altro è una fabulie. E mi va proprio a pennella. Guarda che graziosa. Starà benissimo indossata con la spilla a forma di grappolo d'uva. Tono su tono, è perfetta. Sembra fatta apposta. È graziosa, no? Ti piace? A me sì. Fa cagare. Vedo che siamo di buon umore. Sono incazzato, ma almeno ho buon gusto. L'unico scopo che hai nella vita è essere mia nemica, vero? Gli avete iscritto per l'anno prossimo. Beh, ascolta. No, non ti ascolto più. Non ascolto più. Tu ascolti me, perché mi sono rotto, ok? Magari pensi che io tra 3 anni ti ringrazierò per avermi mandato in collegio, che sia una buona idea. Se è così, tu sei fuori di testa. Sai che cosa penso io? Tu sei una spina nella mia anima. Lo capisci, vero? Sai che cosa accadrà? Che quando me ne andrò da qui, taglierò i ponti. Non ci parleremo più. Mai più. Peccato. Avevo preso i filet mignon che ti piacciono da fare con il purè di patate. E un piccolo dolce. Per una bella serata. Perché? Tu pensi che solo perché hai comprato del filet mignon e un dolce si sistemi tutto? La prossima volta prenderò... Riesci a capire che mi hai sbattuto in un collegio di merda, ok? Lontano da tutto ciò che amo. Tutto ciò che conosco. Sì, perché tutto questo? Perché? Perché da giovane sei stato un incompetente. Non hai saputo fare la madre. Sei stata troppo tollerante, troppo morbida. E adesso questo è il risultato. Che noia, è tutto colpa tua. Non avrai questi problemi. Non avrai di questi problemi. Sei fortunato. Non avrai mai figli. Chi te lo dice che non ne avrò? Beh, un omosessuale non può mica fare figli. E ho dovuto scoprirlo da una sconosciuta. Non l'avevo mai vista. Mio figlio e il suo fanno 2 mesi. Ho detto, oh mio Dio. Ero così contenta di saperlo. Chi ti ha detto che è così? Dimmi chi te l'ha detto, ti prego! Dimmelo. La madre di Antonin. Antonin? E il tuo fidanzato? Sai una cosa, Hubert? Mi ha ferita che tu non me l'abbia detto. Che tu non ti sia confidato. Non sai fino a che punto io ti ami. Perché ti amo. No, tu non mi ami. Immagini. No, non voglio ascoltarti. Scusami. No, tu non mi ami. Perché se tu mi amassi davvero, non mi avresti mandato. Tu non sai amare. Ascoltami quando parlo. Tu non sai amare. Lasciami. Scusami, mamma. No, non toccarmi più. Basta così. Lasciami stare. Scusami. No. Te ne devi andare. Vattene da Antonin, cena con lui. Poi chiedigli di portarti alla fermata dell'autobus. Per me stasera è tutto, basta. Non volevo farti male. Basta così. Va tutto bene. Domani parto per New York, non vedo l'ora. È un peccato che voi due dobbiate studiare per un giorno per accedere alla indipendenza economica. Potevate venire anche voi. Che merda. E tu, Hubert? Ti trovi bene in collegio? Sì. Che tatto, brava. Che ho detto? È così, così terribile. Senti, se a casa tua va davvero così male, puoi venire a vivere qui con noi nei weekend. Anche se francamente penso che tua madre ti ami così come sei. Voglio dire, ti ama incondizionatamente, no? Tu le hai detto di Antonin, oppure... No. Dessert? Torta alle fragole. Bipolarità, buongiorno.
questo. Batteria carica. Se lo dico è perché lo penso. In fondo è vero che l'amo, ma non è l'amore di un figlio. È strano perché se qualcuno le facesse del male, io sicuramente lo vorrei uccidere. Io lo ucciderei subito. Ma allo stesso tempo mi vengono in mente un centinaio di persone che amo di più di mia madre. È paradossale avere una madre e non riuscire ad amarla. Ma è anche impossibile non amarla. Thank you.
Contabilità, buongiorno. Buongiorno, la signora Lemmy? Sì, sono io. Sono Nadeau, il direttore del collegio Notre Dame. Non so proprio come dirglielo, signora, ma suo figlio Hubert è scappato. Cosa? Vede, stamattina a colazione c'era, ma ora manca all'appello. L'abbiamo cercato ovunque. Poi abbiamo trovato una lettera nella sua camera indirizzata a lei. Siccome pensavamo che potesse essere in pericolo, noi l'abbiamo letta. E insomma, cosa c'è scritto? C'è scritto: se mi vuoi parlare, sono nel mio regno. Per caso sa dove si trova il suo regno? Sì, credo che sia Montmagny. Ascolti, ora devo lasciarla. Signora Lemming, sarebbe così gentile da avvisarci appena avrà sue notizie, per cortesia? Prima d'ora non era mai accaduto che qualcuno fuggisse da qui, ma si sa, c'è sempre una prima volta per tutto, vero? Se mi permette, signora Lemming, da quello che ho potuto osservare, mi sembra che a suo figlio, so che lei è una madre single, sì, credo che potrebbe fargli bene una presenza maschile di tanto in tanto in casa. Eh? Un po' di autorità gli farebbe bene. È d'accordo? Ma tu pensa con chi devo parlare? Ma chi ti credi di essere? Vuoi farmi un corso di maternità? Sono cresciuta con una madre che aveva manie depressive e viveva in ospedale. Mio marito è un codardo che è scappato perché non ha l'altezza di fare il padre. Sono all'incirca 15 anni che mi alzo alle 5:30 del mattino, 5 giorni su 7, per andare al lavoro e dar da mangiare mio figlio e mandarlo a scuola, idiota! Ascolti... Chiudi la bocca! Maschilisti del cazzo! Siete sempre pronti a giudicare voi uomini con le vostre stupide cravatte di merda stile Bugs Bunny che lavate le mutande rosse insieme ai capi bianchi! Ti piace tanto avere i calzini rosa, vero coglione? Non azzardarti a dire che mio figlio è scappato perché sono una mamma single, ok? Voi il vostro quoziente intellettivo, voi vi vantate come pavoni dei vostri diplomi continuamente. Poi un ragazzo di 17 anni elude la sicurezza e voi dite a me che io non educo mio figlio e che sono una cattiva madre. Voi chiedete, voi mi perseguitate con le vostre domande, le vostre insinuazioni. Voi mi fate sentire responsabile per una vostra incompetenza, brutto stronzo, non è così? Se entro la prossima settimana non vedo il rimborso sul mio conto corrente, vi farò causa e vi farò sborsare fino all'ultimo centesimo. Sono stata chiara! Sono stata chiara! Hai pensato tu ai miei vestiti? Grazie. Ok. Grazie. Non pensavo che sarebbe stato un problema per te saltare un giorno di scuola. Con i tuoi voti, poi... Sapevo che tua madre ti avrebbe dato l'auto, infatti. Sì, Hubert, ovvio che tu l'abbia pensato, sono... Sono il tuo zerbino, la tua puttana. Che te ne frega se finisco nella merda? Sai che farà tua madre? Chiamerà la polizia e mi farà causa. Forca. Non credo. Porca troia, cresci! Sei un egoista! E non fare quello sguardo da cane bastonato, per favore. Non mi fai pena solamente perché sei caduto dalle scale. Ti amo.
Antoine. Chantal. Ho sentito molto parlare di lei. Non mi sorprende. Quando Hubert era piccolo, vivevate qui? Sì. Ci siamo trasferiti in città dopo il divorzio. Adesso appartiene a suo padre. Ora Hubert è sulla scogliera. Sì. C'est toi la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange. Paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu m'étonneras.